già l'ho usato, no? Il blush in questione è questo. Eccolo qua. Su di me risulta più pesca. Lo vedete così rosa? Dallo specchio rende di più. Lo vedete così rosa? In realtà su di me è più pescato. Cambia a seconda del pH, raga. Ma la cosa bella è che c'ha i parenti. Guardate qua che cosa spettacolare. Non potevo non prenderlo, è proprio il mio. E al di sotto la particolarità di questi prodotti della Physician Formula è che hanno sempre il loro pennellino giù, specchietto e pennellino sempre. Questo blush è veramente adorabile, mi piace tantissimo, ve lo consiglio. Dura veramente a me tranquillamente tutto il giorno, è stupendo, veramente bello 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 bello. E questo l'ho pagato, vi dico, Physician Formula sconto profumeria, vedete, è uno sconto profumeria, mi pare, se non erro 16,90 euro, e mi hanno tolto 5,07 euro, quindi l'ho pagato 12 euro, insomma, però è un ottimo blush, veramente ottimo. Poi un altro pezzo fortissimo è questo illuminante, guardate qua con tutte le perle, e la perla centrale è una bomboniera, è una bomboniera, veramente bello bello bello. Si apre così, vedete, c'è la perlina qua. L'illuminante in questione è questo, potete vedere com'è luminoso, veramente bello. Come effetto, eccolo qua, ricorda un po' col Soft and Gentle, però è più argentato rispetto al Soft and Gentle, è un po' più argentato. Sta qua, veramente molto bello. E al di sotto porta sempre lo specchietto e il pennellino. Guardate qua che cosa bella, tutto argentato, stupendo, stupendo, veramente bello. Anche con questo di durata non ho avuto alcun tipo di problema. Costava 17,90 euro e mi hanno tolto 5,37 euro. Mi hanno tolto, gli hanno tolto sempre a Umberto, perché non sono soldi miei. Poi ho preso questo correttore duo, ragazze, è stupendo, è praticamente un correttore anti-age è anti-age e roll-on, quindi è facilmente trasportabile in borsa, veramente troppo troppo carino. E c'ha due parti, yellow e light. La yellow serve per correggere l'occhiaia, soprattutto ottimo per correggere le occhiaie violacee. E il light praticamente ci si mette sopra per andare a uniformare un po' il colore. Yellow è correttivo e light è illuminante. Mi piaceva un sacco, devo dire, la confezione. Però non sapevo se poi realmente mi avrebbe coperto le occhiaie o no, perché io sono guaiata con le occhiaie, ve lo dico sempre. Ragazze, copre una bellezza, nonostante sia un correttore liquido roll-on. Tra l'altro questo c'ha anche l'acido ialuronico all'interno, quindi fa benissimo al contorno occhi per le lunghette che possono andarsi a formare. Ed ha anche il fatto che è roll-on, la pallina essendo fredda vi va a rinfrescare il contorno occhi. È un prodotto stupendo, io mi ci sto trovando un amore, mi piace troppo troppo troppo. Costava 16,90 e l'ho pagato sempre meno 5,07 euro. Cosina che ho preso è questa palettina nude. Ci stanno di varie tonalità, questa era sui marroni rosati, diciamo, marroncini rosati, super super sexy con questo pizzo, come potete vedere, tutta di pizzo, l'ho già usata come potete vedere, tra l'altro, tutta di pizzo. Questa è stupenda da borsetta, ragazzi, cioè è favolosa da borsetta. Questi sono i colori all'interno. Grazie, una cosa vi devo dire di questa, questa costa 15,90 euro, quindi neanche poco, sempre con lo sconto che l'ho pagata, mi hanno detto 4,77 euro, quindi alla fine l'ho pagata 10,90 euro. Ragazzi, non è che non è scrivente, perché pure io all'inizio l'ho bestemmiata, perché andavo a prendere i colori con il pennellino piatto e non va bene per prendere i colori. Per esempio con quello da sfumatura riuscite a sfumare, ho usato questo come sfumatura all'interno della via e lo... ci vuole un pennello tipo questo, ma ve lo prendo, ecco,
cicciottino, spennacchioso, vedete? L'ho proprio usato con questo, tra l'altro. Così riuscite a prelevare questi ombretti. La pecca è che è un po' difficile da usare questa, vi dico la verità. Però se la sapete usare, se riuscite ad usarla, è veramente una palettina carina, che sinceramente da borsetta è veramente veramente carina, mi piace un sacco, quindi secondo me insomma 10 euro li vale, 15,90 non lo so, però è veramente veramente carina. Questo è il prodotto un po' più ostico rispetto agli altri, non è che non è buono, è che è difficile da usare. Ciao zia, grazie mille se vedi il video. Li ho presi all'outlet Pupa. Io mi adocchio le collezioni della Pupa e poi le vado a prendere all'outlet. Vi faccio vedere la cosa più entusiasmante di questo, diciamo, all Pupa. Sono questi due prodotti. Ah, oh, mamma mia, che amore. Praticamente questo è un Cream and Shadow Vamp nella colorazione 003, ombretto e crema, ombretto, non mi ricordo la collezione, ragazzi, non so se sta scritto qua. Paris Experience è la Paris Experience è la collezione. E questo verde ottagno spettacolare con i riflessi oro dentro è una cosa, mamma mia, spettacolare, veramente spettacolare, troppo troppo bello. E l'ho pagato, no, 6,90 euro, bello bello bello. E invece a 5,90 euro ho preso questa matita, c'ha 1,5 milioni di glitter, sempre dello stesso colore dell'ombretto, è una cosa spettacolare, che può assomigliare a quella che ho dentro gli occhi, ma quella che ho dentro gli occhi è quella della neve, è un po' più verde, questa vira un po' più al turchese, è veramente bella bella bella, c'ha pure lo sfumino, infatti può essere usata anche come kajal, quindi insomma da sfumare su tutto l'occhio e usarla come ombretto, veramente bella. Sempre a 5,90 euro ho preso questo duo di highlighter per le sopracciglia. Una parte satinata sullo champagnino. Perché parlano da Suma e Malconio? Li odio. Questa parte qua opaca. Veramente molto scrivente. Belli 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 come punti luce per le sopracciglia. E poi ho preso, infine, non per a 5,90 euro sempre, perché stava 7,90 euro, ci mi hanno dato 2,40 euro, stava lo sconto, questo blush della Viva Carioca, un'altra collezione, penso quella estiva, con i fiorellini, guardate qua il pappagallo, bello bello bello. E anche il pack interno, veramente bello, questo è il numero 107. Like a Doll Luminous Blush, tutto dorato, e il colore è un rosa pesca dorato, strano, ma molto molto bello, molto scrivente, molto luminoso, molto tutto, veramente bello, ed è molto 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 carino, mi piace un sacco, molto bello. E passiamo all'ultimo. Non è vero, questo è quello di nonno, questo sono delle cose che ho comprato io, ma è in più il fatto, non è per i regali. Allora aspetta, tranquilla, queste magari ve le faccio vedere in seguito. Devo aggiungere questo. Allora, le cosine che ho preso da Wycon, ora vi faccio vedere subitissimo. La prima cosa che ho preso è questa palette che volevo da un sacco di tempo, guardate qua. Questa è la 2, suppongo. Sì, la 2, quella con i colori rosati. C'ha un bello specchio grande grande, come le Naked si presenta. Somiglia un po' alla Naked 3. Allora, vi devo dire di questa palette che è molto bella.
molto 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 bella, mi piace un sacco. L'unico colore deludente è veramente l'ultimo, questo qua, che se voi lo andate a vedere in negozio è un viola scuro con glitterini blu e fucsia e rossi. Questi glitterini, una volta stesi sulla palpebra, non esistono più, diventa matto questo ombretto. Mentre per gli altri devo dire che, la come li vedete all'interno della confezione, questi risultano pure sull'occhio. Quindi l'unico colore deludente su tutti questi è veramente l'ultimo, ma anche matte è veramente un bel colore. Quindi in linea di massima questa palette la adoro, mi piace un sacco, mi sono truccata ieri con questa, è veramente bella. Questo pennellone da fondotinta, dicono che è da fondotinta, mi incuriosiva troppo, l'ho pagato tipo 12 euro, la palette invece l'ho pagata 24 e qualcosa, questo 12 euro. Guardate qua quanto è gigante, ton. E dice che è fatto apposta per il fondotinta, sì, perché così riesce a ricoprire una superficie ampia del viso. Dato che io ho un viso molto ciccione, non è neanche troppo grande per la mia faccia, mi piaceva che era rosa, insomma l'ho preso. Vi farò sapere quando lo utilizzerò perché è nuovo, però ero incuriosita, questo pennello gigante lo volevo. Poi della nuova collezione ho preso due cosine, la nuova collezione che non so come si chiama, eccola qua. Una la indosso già e l'altra no. Indosso l'eyeliner waterproof nero. Mi trovo un po' in difficoltà con lo scovolino perché ormai ero abituata con lo scovolino morbido e questo è rigido, però per essere uno scovolino rigido non è troppo doppio, quindi mi sta piacendo. Effettivamente è waterproof perché lo devo andare a struccare io, non se ne va via. E il tratto è davvero davvero nero, veramente molto molto bello questo eyeliner. Per 6,90 euro ve lo consiglio, vi devo dire la verità, soprattutto chi è abituato ad usare il pennellino rigido, è veramente molto bello questo. Le mie righe d'eyeliner grazie a lui si stanno rimpicciolendo dopo che ho buttato quello di Anica, e di Anica, di Arianna, che c'è Arianna? Astra, Astra. Il pennellino veramente molto molto morbido e quindi tendivo a fare delle righe di eyeliner infinitamente lunghe. Ve lo consiglio quando va in saldi, a 8,90 euro, un po' con una mazzatella, dato che non erano soldi miei, cioè senza, erano i miei ma mi dovevo fare i regali con quei soldi. L'ho preso più a cuor leggero ed è un ombretto liquido bifasico nel numero 09 cioccolato, che è veramente bello. Quando è in saldi accaparratevelo, scusate se c'è un po' di fiatone, ma la febbre non ce l'ho più, ma i residui di bronchite stanno ancora qua. Ed è questo qui, questo colore stupendo che dalla boccettina non è che rende tanto, cerco di sbocciarvelo perché è veramente favoloso come colore. E questi, appunto, pure questi ombretti sono waterproof, sono a lunga durata, e una volta sfumati sull'occhio, insomma, non si dovrebbero muovere. È bellissimo. Guardate qua com'è riflettente. Veramente molto, molto bello per gli occhi verdi, azzurri. Un colore veramente, veramente stupendo. Vira anche un po' arrosato, cioè dei riflessi rosati, è veramente molto bello. Sono un'altra tinta labbra, piano piano me le sto comprando tutte della linea Makeup Artist, e la matita abbinata che appunto è sangria, e infatti la tinta labbra è sangria. La matita 2,90, veramente sono molto belle le matite di Wycon, ve le consiglio. E questa è la tinta sangria, veramente molto molto bella. È un, se volete un colore sulle labbra per tutti i giorni, non esagerato, questa è veramente bella 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 bella. È un rosa carico con una punta di rosso, molto bella, molto molto bella. Questa è a 6,90, lo sapete, sempre a 6,90. Il giorno che le metteranno in sconto veramente non si capirà più niente. E niente ragazzi, quindi questi erano tutti i miei regali di compleanno. Non so se ce la farò a metterlo in un video solo, però questi erano tutti i miei regali di compleanno. Spero di esservi stata utile, che i prodotti vi siano piaciuti. Anzi, assolutamente, scrivetemi nei commenti se siete interessati a qualcosa in particolare,
in modo che io posso farvi delle review sia per i video passati che per questo. Comunque in questo io ho fatto vedere diverse cosine, no? Se volete delle review, un'applicazione, quindi delle review fatte bene, nel senso pure con l'applicazione del prodotto, voi me lo dovete scrivere, me lo dovete dire, perdete 5 secondi e scrivete giù, in modo che io vi faccio le review. Ovviamente essendo un haul bello grosso questo, non è che mi sono potuta soffermare a dirvi ogni caratteristica del prodotto, quindi se siete interessati in qualche prodotto in particolare che magari volete acquistare ma non sapete, ditemelo, io vi dico che ne penso, poi voi siete liberi di credermi o meno, ma io vi dico la mia. In ogni caso spero di avervi tenuto compagnia, di avervi tenuto compagnia, di avervi incuriosito magari con qualche prodottino in modo da potervi fare la recensione. Io vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao bimbe! Ah, mi raccomando, se vi è piaciuto il video, spolliciate in su. Grazie, ciao!